sono un medico della chirurgia generale e come tanti miei colleghi in questo frangente, oltre a garantire l'attività chirurgica d'urgenza, ci prestiamo ad aiutare e dare una mano nei reparti con i pazienti Covid positivi. E ci tengo così a ricordare a tutti, insomma, che i sacrifici del personale sanitario sono tanti, in termini chiaramente psicologici e emotivi, perché la situazione è pesante, i numeri sono alti e purtroppo sono alti anche i decessi, e poi c'è anche insomma, un sacrificio in termini di rischio, perché noi chiaramente siamo in prima linea, e anche un rischio che si riverbera poi nella vita, diciamo così, quotidiana e domiciliare di tutti noi, perché chi può si isola, come me, che per esempio io ho una moglie che è incinta e al quinto mese, un bambino di 15 mesi, per cui per azzerare il rischio diciamo così, di infezioni mi sono isolato, quindi non li vedo da una settimana, chissà quando li vedrò, e chi non ha questa fortuna, perché sono fortunato, magari torna a casa e la vive insomma con una discreta angoscia. Quello che si chiede a voi è di aiutarci, perché in realtà poi la guerra, quella vera, non si fa qui dentro, la guerra si fa per strada, noi siamo un argine a quest'onda, però per ora stiamo tenendo bene, abbiamo rimodulato la nostra attività, perché questa è una roba che non avevamo mai visto. Ma la guerra si fa fuori, voi dovete far sì che quest'onda piano piano si affievolisca e che noi possiamo curare tutti bene. Fino ad ora ce la stiamo facendo, però non deve aumentare quest'onda, perché sennò noi l'argine poi cede, per cui state in casa, per favore. So che è un sacrificio per voi, ma il lavoro poi grosso, e davvero la guerra la vincete voi. Ciao, teniamo duro.